30 dicembre 1993. Dopo un anno e mezzo di complesse trattative, lo Stato di Israele e la Santa Sede firmano l'accordo fondamentale con cui allacciano normali relazioni diplomatiche, ostacolate fino a quel momento da antiche diffidenze, da contrasti che riguardavano lo status di Gerusalemme e dal timore del Vaticano di possibili rappresaglie arabe nei confronti dei cristiani del Medio Oriente. L'accordo quadro riconosce la natura unica delle relazioni fra la Chiesa e il popolo ebraico e ribadisce la condanna della Chiesa nei confronti dell'antisemitismo, già espressa dal Concilio Vaticano II. Apriamo questa edizione del TG.